Da poco uscito Rancore, il suo nuovo romanzo edito da Einaudi Stile Libero, e con noi Gianrico Carofiglio. Buonasera, do il benvenuto a Gianrico Carofiglio. Buonasera, buonasera. Eccolo qua, Einaudi Stile Libero, Rancore. Io vorrei dare il benvenuto anche a Massimo Giannini, che è in collegamento con noi, direttore della Stampa. Buonasera Massimo. Buonasera Fabio, buonasera a tutti. Buonasera a te, grazie molte. E prima di parlare con voi, se mi permettete, vedo collegata da Parigi Giovanna Botteri, e dunque, siccome si sono chiuse le urne pochi minuti fa e dunque ci sono i primi exit poll per il primo turno delle presidenziali in Francia, a te Giovanna, grazie come sempre. Buonasera Fabio. Voi parlate di guerra, è anche importante capire quanto, no? La guerra conta per noi, quanto la guerra può cambiare la nostra politica, il nostro futuro, e qui con queste elezioni francesi abbiamo un buon banco di prova. Al primo turno di elezioni francesi per le presidenziali escono due candidati, il presidente uscente Emmanuel Macron, che ha avuto, secondo le prime estimazioni, ma qui sono abbastanza sicure, il 28,5%, e la candidata dell'estrema destra Marine Le Pen, che avrebbe avuto il 23,6%. E vedi che anche qui sono davvero due visioni del mondo, due visioni del futuro che si scontrano, quella di Macron, che ricordiamo ha cercato di condurre una via diplomatica anche di fronte alla crisi dell'Ucraina, la guerra dell'Ucraina, Macron che ha tentato di unire questa Europa, confrontato a Marine Le Pen che è una forte anti-europeista e che ha una visione sovranista, oltre ad essere, scusate, molto legata a Putin. Certo, Giovanna fa fatica perché deve alzare la voce perché ci sono molti rumori, ma noi ti sentiamo benissimo. Quindi ecco, stai tranquilla. No, tra l'altro immagino che il presidente Macron ancora non sia comparso stasera, lo stiate ancora aspettando, immagino, no? Macron è ancora all'Eliseo per il momento. E insomma, lo stiamo aspettando. State aspettando? Allora, noi magari ci sentiamo più tardi, così anche tu riprendi la voce tra qualche minuto. Massimo, Giannini stamattina, direttore della Stampa, hai fatto un editoriale in cui, fra le altre considerazioni, appunto, ti occupavi proprio anche delle possibilità di questo voto. Questa volta il secondo turno diventa determinante, anche se, insomma, se fosse così come gli exit poll hanno appena detto, insomma appena ipotizzato, c'è un margine abbastanza alto fra i due, insomma. Sì, il margine è alto, certo, il doppio turno, come si dice sempre, nei paesi, a mio giudizio, fortunati che ce lo hanno, maggioritario a doppio turno, è un'altra elezione rispetto al primo turno, quindi tutto può sempre succedere, però indubbiamente rispetto alle attese della vigilia che davano una Le Pen a un'incollatura o addirittura qualcuno diceva sopra a Macron, qui la situazione dà al presidente uscente un margine di relativa sicurezza, relativa perché, come dicevo, è ancora tutto certo. Possibile, l'elettorato è fluido, purtroppo i francesi sono andati a votare non in modo massiccio, e questo è un grosso problema delle nostre democrazie, purtroppo. Astensione, lo chiedo a Gianrico Carofiglio, altissima, siamo credo intorno al 26% in Francia di astensione. Quindi è un fenomeno comune in tutte le democrazie occidentali, che dipende dalla sfiducia dei cittadini in generale verso l'idea del pubblico, non soltanto della politica. Sfiducia oppure si dà per scontato? No, io credo che ci sia un problema serio di sfiducia e di rancore diffuso. Sono due poli della questione. C'è un rancore diffuso che è quello che alimenta i populisti, le destre, i partiti dell'odio, ed è una cosa che noi non dovremmo sottovalutare. A volte si tratta con sufficienza o addirittura con disprezzo chi decide di votare per questi partiti. È un grande errore in generale, perché il disprezzo è un errore. E poi perché nella massa elettorale che vota questi partiti c'è gente che voterebbe altrove se solo intravedesse un'opportunità. E questa opportunità significa riconoscere il disagio, riconoscere il senso di ingiustizia che deriva da società sempre più complicate.
complicate e diseguali. Allora, io andrei un attimo, vediamo se c'è Ilario Piagnarelli, se è collegato con noi da Kiev, ormai il nostro Ilario Piagnarelli, perché ecco, sì, direi di sì. Buonasera Ilario, complimenti per il tuo lavoro, insieme a te, quello di tutti inviati e corrispondenti della RAI, lo vedo ma non so se lui mi sente ancora, allora no, più tardi, va bene. Allora continuiamo noi, poi mi dite se, ecco lo vedo ma evidentemente non ci sente ancora Ilario, no, va bene. Allora, dicevo, Gianrico, tu tra l'altro domani sera sarai al Carcano, al Teatro Carcano di Milano, che è il teatro storico, quello di Iannacci, in pe, come diceva lui. Adesso già mi cominci a far preoccupare. E farai una specie di orazione civile sulla gentilezza. Sì. Ecco, quando l'ho saputo, infatti, il potere della gentilezza, diciamo che in questo momento sembra quanto di più lontano ci sia dalla realtà e quindi forse anche quanto di più necessario. Sì, sembra lontano. In realtà la gentilezza, diciamo, rischia di essere un concetto equivocato, perché a volte uno identifica la gentilezza con la cortesia, le buone maniere, sì, il garbo, buonissimo, che sono cose che ci piacciono, ben inteso, certo, vanno bene, ma la gentilezza di cui parlo, di cui parlano anche altri, è qualcosa di molto diverso. È in sostanza un modo di entrare in relazione con il conflitto, partendo dal presupposto che il conflitto è inevitabile, è una tecnica di combattimento. Non a caso io comincio il libro che parla di questi argomenti, è la conversazione che farò domani sera, proprio raccontando una storia di arti marziali, di come il concetto di gentilezza, intesa come cedevolezza, adattabilità, capacità di reagire in modo intelligente e strategico agli avversari, in modo non distruttivo, sia uno strumento formidabile per affrontare le sfide. Massimo Giannini, senti, in questi giorni dall'Ucraina sono arrivate immagini terribili e quello che per alcune settimane avevamo seguito, immaginato, teorizzato come un percorso di pace, uno spiraglio per il cessate il fuoco, gli incontri bilaterali, sembra lontanissimo. C'è stato questo inasprimento dell'orrore che apparentemente allontana davvero di molto la possibilità di un cessate il fuoco, quantomeno. Tutta l'amarezza del caso, questi più di 40 giorni di guerra dimostrano due cose fondamentalmente. La prima è che la pista diplomatica purtroppo non va avanti, o se no, se va avanti, va avanti solo in modo fittizio, come hanno dimostrato i primi incontri fatti a un livello peraltro piuttosto basso tra le delegazioni ucraine e quelle russe, oppure a livelli solo, diciamo così, spettacolari, come è accaduto in Turchia grazie alla mediazione inutile anche quella di Erdogan. Quindi l'impressione davvero è che la Russia non voglia trattare. L'Ucraina per trattare chiede alcune condizioni, la prima delle quali mi sembra assolutamente irrinunciabile ed è il cessate il fuoco, ma la seconda evidenza per l'appunto è il fatto che il fuoco non cessa perché la Russia non vuole smettere di sparare, non vuole smettere di bombardare, non vuole smettere di compiere gli eccidi ai quali stiamo assistendo purtroppo. E quindi si sta materializzando, io credo, la prospettiva, diciamo, più pericolosa per noi, e cioè quella di una guerra lunga, purtroppo, di una guerra, di una sorta di Afghanistan o Vietnam, a seconda dei punti di vista, che ci accompagnerà ancora per molte settimane, forse anche per diversi mesi, visto che naturalmente la NATO non può scendere in campo, noi non vogliamo fare la terza guerra mondiale e le sanzioni allo stato dei fatti, quelle attuate finora, non fanno smettere la guerra, la sporca guerra di Putin. E quindi o saliamo di livello sulle sanzioni o se no dobbiamo abituarci all'idea che questa guerra durerà ancora a lungo, con tutti gli orrori ai quali facevi riferimento, Fabio. A entrambi, questa settimana naturalmente, e anche Giannini stamattina ne ha parlato nel suo editoriale, ha fatto, insomma, il titolo della settimana è stata la frase pronunciata dal presidente Draghi circa la domanda, secondo me non retorica peraltro, cioè impone la scelta fra la pace o i condizionatori accesi per l'estate. Ora, al di là, diciamo, della
della sintesi che questa frase esprime, di quello che si può dire intorno, però davvero c'è un problema di valore, di scelta di valore in questa domanda. Il mio motto politico fondamentale è una frase di Teodoro Adorno che suona più o meno così: la forma più alta di moralità è non sentirsi mai a casa, nemmeno a casa propria, che significa sostanzialmente che il disagio è una qualità, è una dimensione etica, il disagio per cose che apparentemente non ci riguardano, perché a casa nostra stiamo bene, il prendersi una responsabilità, come sentivamo dir prima, responsabilità per gli altri, anche se non sono vicini a noi, anche se non ci interessano diversamente. La qualità dell'uomo e della donna morale è in questo senso permanente di lieve disagio, perché anche se le cose per lui o per lei vanno bene, altrove vanno male o vanno purtroppo molto male. Ecco Massimo, il tema è sino a dove noi possiamo arrivare, sino a dove possiamo spingerci e con che grado di compattezza intanto dell'Europa, ma poi anche all'interno. Rispetto alla tenuta del governo, per esempio, non tutte le posizioni sono uguali. Assolutamente sì, Fabio, ne abbiamo parlato anche nelle precedenti domeniche, no? Il tema che noi abbiamo di fronte, che Draghi ha sintetizzato secondo me in modo un po' inopportuno, perché da un capo del governo noi non chiediamo di sentirci rivolgere domande, vogliamo avere risposte, però tocca il punto fondamentale in modo piuttosto realistico, cioè per le ragioni che dicevamo prima, non vogliamo fare e non dobbiamo fare la terza guerra mondiale che ci espone di nuovo all'incubo nucleare, ma per contro le sanzioni attuate finora non fanno smettere la guerra di Putin, e allora dobbiamo cominciare a porci una domanda fondamentale. Dobbiamo esperire nuove vie. La pace purtroppo, nonostante gli accorati appelli di Papa Francesco, non è agibile in questo momento, e quindi dobbiamo cercare di fermare Putin in altro modo, e non ce n'è un altro alle viste se non quello di attivare la leva energetica. Proviamo a chiudere definitivamente questi rubinetti, e dunque però a nostra volta, e qui veniamo al tuo ragionamento sui valori che è condivisibile al 100%, dobbiamo chiederci se non vogliamo morire per Kiev, quantomeno se siamo disposti a soffrire per Kiev. Cosa siamo disposti a cedere dal punto di vista del nostro benessere per essere solidali e aiutare un popolo che soffre e che lotta per la propria libertà? E questo è un tema, questo è un tema che ci interroga tutti. Devo dire, purtroppo, mi rifaccio al ragionamento sulla gentilezza che faceva prima Gianrico, che ci aspetteremmo anche in questo caso una presenza e un'attività diversa dell'Europa. Tommaso Padoa-Schioppa, compianto, scrisse un bellissimo libro che si intitolava Europa forza gentile, che richiama esattamente quei principi e quei concetti che diceva prima Gianrico. Ecco, l'Europa purtroppo, anche sul tema delle sanzioni energetiche, gas, direi solo gas, il petrolio conta meno, è divisa. Ancora una volta è divisa, e in questo senso servirebbe una maggiore assunzione di responsabilità nella chiave dei valori che dicevi tu prima. E l'altra componente è la politica interna, che purtroppo in Italia si sta confermando non all'altezza della drammaticità della fase, e se posso aggiungere anche un po' il nostro versante, cioè quello dei giornalisti e degli opinionisti, perché schierare o schierarsi ed etichettare ed etichettarsi tra putinisti e filoputinisti, mettendo tutti dentro un grande calderone, secondo me non ci aiuta. È una stupidaggine e dà di noi un'immagine veramente miserabile. Mentre il discorso forse sui valori è interessante anche per ampliare lo sguardo rispetto a quello che quando Kirill a Mosca o Putin stesso parlano dell'Occidente, in realtà loro davvero ne fanno un discorso di scontro di valori. Non di civiltà, ma di valori sì, non credi? Beh, dal loro punto di vista è uno scontro di civiltà addirittura. La loro idea del mondo, l'idea dei rapporti fra lo Stato e l'individuo, l'idea stessa del progresso è completamente diversa dalla nostra in un modo così radicale. Quindi converrebbe farci conti con questa visione e iniziare a capirla. Bisogna farci conti, perché il problema è che per affrontare un avversario è necessario essere capaci di mettersi dal suo punto di vista. L'empatia, che non significa la simpatia, è quello che noi non stiamo facendo con costoro. Quello che per esempio non fanno coloro i quali, in maniera in perfetta buona fede tante volte, chiedono più sforzi per le trattative e per la pace. Il problema è che l'interlocutore
è Macbeth, è Riccardo III, per voler fare delle citazioni. È un tiranno impazzito che, a meno che non sorgano le condizioni, tipo quelle che indicava Massimo Giannini, con un incremento delle sanzioni, non si fermerà. Allora, adesso mandiamo la pubblicità, poi torniamo e vediamo se riusciamo a collegarci con Ilario Piagnarelli. Prego. Cadaveri per strada, fosse comuni, torture, stupri e violenze. Sono i nuovi dettagli dell'orrore scoperti in queste ore a Bucha. Mio figlio era giovane, 27 anni, voleva vivere, dice questa donna. Una cittadina, quella di Borodianka, dopo Bucha, completamente distrutta. 42esimo giorno di guerra, un triste diario che anche oggi registra violenze e bombardamenti. Mano a mano che si scava tra le macerie, intanto emergono i corpi delle tante, tantissime vittime civili a Borodianka. L'avete visto? Ditemi se l'avete visto. Aiutava i civili a scappare. È scomparso. Missili nella stazione di Kramatorsk, decine le vittime, tra cui bambini. L'ultimo orrore a Makariv, nella regione di Kiev, 132 corpi di persone torturate ed uccise. 13 chilometri di carri armati che varcano il confine ucraino. È stato ripristinato il collegamento con Ilario Piagnarelli da Kiev. Buonasera Ilario, complimenti e dicevo a te e a tutti i tuoi colleghi, i nostri colleghi della RAI. Tu queste strade che abbiamo visto le hai percorse fino anche stamattina, peraltro per fortuna pare che a Buzova, dove tu sei stato, questa fossa comune che si era ipotizzata in realtà non esista. Ma insomma la dimensione dell'orrore è quella che hai documentato e che abbiamo appena visto. Qual è il resoconto di questa settimana? Sì, quella fossa comune non esiste, ma esistono i corpi. Questo è anche il valore di andare di persona sui luoghi. Ce ne siamo accorti noi della RAI, non c'ero solo io, c'era anche l'inviata del TG1. Non c'era questa fossa comune, era stato un equivoco della stampa locale perché c'era un pozzo con due corpi trovati dentro, ma ci sono 50 morti a Buzova, che è una frazione di Dmitrivka. Abbiamo incontrato il sindaco. E chi sono? Sono le vittime di una sorta di tiro a segno che facevano i russi lungo la E40, che collega all'ovest, dunque che collegava alla salvezza, e loro appostati su un cavalcavia pedonale oppure dalla trincea accanto sul ciglio della strada oppure dalle torrette dei carri armati, sistematicamente mirando, uccidevano questi civili in fuga nelle loro auto. Abbiamo visto il magazzino dove sono state portate e sono appunto una cinquantina di auto circa, tutte con il parabrezza che riporta, che ha crivellato di colpi anche le fiancate. Dunque un macabro tiro a segno su questi civili in fuga. Qua in realtà Kiev sta iniziando però a riaprire, sta iniziando a togliere le barricate dalle strade, questo è molto significativo, e abbiamo visto quelle immagini surreali di un Boris Johnson che gira per le strade con Zelensky per la prima volta fuori dal suo palazzo bunker, davvero lasciando a bocca aperta quei pochi passanti che lo hanno incrociato. Da Bucha intanto sono arrivati nuovi dettagli, i bambini morti sono 10, c'era la stanza delle torture dove anche facevano delle mutilazioni. A Bucha ho incontrato una donna che mi ha parlato dei suoi due nipotini che sono stati uccisi, piangeva davanti a una croce, diceva: piccoli angeli miei, non vi rivedrò più, mi affaccio tutte le mattine alla finestra. E a Bucha è venuta Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha detto: qui l'umanità è andata in frantumi. E la sera il Presidente Zelensky ha consegnato un plico con dentro l'inizio della procedura di adesione all'Unione Europea, un qualcosa davvero che l'Ucraina, a cui l'Ucraina agognava da anni e dalla quale non era mai arrivata una parola chiara da Bruxelles. Intanto qua c'è anche un po' di paura per le notizie da Chernobyl, dove i russi, si dice, abbiano rubato delle sostanze radioattive. Ilario, ti ringrazio molto come sempre, anche questa sera, per essere stato con noi, e buon lavoro naturalmente. Massimo Giannini,
Ecco, no, nel congedarti e su questa descrizione che ha fatto Ilario, insomma, c'è anche da chiedersi che perché? Cioè, perché questa efferatezza che è fine a se stessa, ha uno scopo, deve terrorizzare, è involontaria, è incontrollabile, è voluta. Fabio, io concordo con quello che diceva il grande Gino Strada, anche di questo abbiamo parlato altre volte. Non esistono guerre gentili, le guerre sono tutte terribili. Però qui quello che noi possiamo dire con assoluta certezza, purtroppo, è che per quello che riguarda l'esercito russo, non da oggi, questo è un modus operandi. Io continuo a rimandare alla lettura dei reportage di Anna Politkovskaja dalla Cecenia nel 2004 e nel 2005. Basta leggere, sì. Guarda, ce li ho qui sotto mano, alcuni dei titoli di questi reportage: omicidi con ricevuta di ritorno, confessa o muori. Un soldato dello squadrone della morte confessa: tornavamo indietro e li finivamo. Siamo tutti stesi a terra, sparano a donne e bambini, aiutateci. Questa era Anna Politkovskaja che raccontava la guerra in Cecenia nel 2004. Ci risiamo, è questa la guerra che i russi sanno fare, è questa la guerra che i russi vogliono fare, perché come ha scritto giustamente sul nostro giornale Domenico Quirico, che se ne intende di queste storie purtroppo, Putin vuole terrorizzare l'Occidente, vuole far vedere di che cosa è capace la sua gente per difendere quelli che lui pensa siano i suoi valori e che sicuramente lo sono. Sono valori perversi che non hanno nulla a che spartire con i nostri, che siamo democrazie liberali per fortuna, ma è in questo modo che lui vuole spaventare l'Occidente, far capire all'Occidente, come dicevate prima, che questo è anche questo è a suo modo uno scontro di civiltà ed è per questo che noi dovremmo essere più attenti a curare e a difendere le nostre democrazie, intanto soprattutto andando a votare e rafforzando l'Europa, partecipando, certo, sì. E assumendoci la responsabilità personale ciascuno di noi di essere tutti i giorni presente a se stesso e alla vita democratica, di essere cittadini, la responsabilità di essere cittadini. Grazie a Massimo Giannini, grazie a Gianrico Carofiglio, che ritroveremo più tardi. Grazie molte.